Benvenuti a una nuova stagione con il Punto, la trasmissione settimanale di approfondimento politico e amministrativo dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Innanzitutto buon 2020, questa è la prima trasmissione del nuovo anno che inauguriamo con le due vicepresidenti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria e quindi saluto Paola Fioroni della Lega, benvenuta. E saluto simona meloni del partito democratico allora innanzitutto al di là insomma degli auguri di buon lavoro per questa legislatura oltre che per questo 2020 cerchiamo di capire quali sono i propositi e le priorità secondo le due ospiti di questa puntata partendo proprio da paola fioroni allora nuovo anno una nuova maggioranza in Umbria per la prima volta dopo il 1970. Allora, con quale entusiasmo e quali propositi inizia questo suo cammino? Beh, diciamo con un grande entusiasmo, una grande responsabilità politica, perché, eh, come ben ha detto lei, c'è una nuova maggioranza dopo eh, tanti anni di un'amministrazione monocolore. Per cui siamo tutti consapevoli che ci vorrà tanto impegno e eh, tanta consapevolezza per rilanciare questa regione. Diciamo che il, il proposito più ambizioso e il più grande auspicio che posso fare ai lavori di questa Assemblea legislativa e anche a questa undicesima legislatura è che possa essere un esempio per le legislature che verranno, soprattutto per la capacità di, eh, che dovrà avere di eh, riuscire a eh, mettere insieme quella che è un'efficienza e un'efficacia eh, normativa con la, la qualità e la quantità della produzione normativa, la misurabilità e la valutazione. Questi sono concetti importanti perché troppe volte in questa regione si è parlato di fare più leggi, ma io sono convinta che non sia il numero delle proposte normative a fare la differenza, ma il fatto che debbano necessariamente eh, correlarsi a quelli che sono delle esigenze di un reale tessuto socio-economico di una regione e, e questo significa conoscenza, significa eh, solidità, significa consapevolezza, significa saper analizzare i dati, significa parlare con il territorio. Quindi ci sarà eh, tanto da fare anche nell'ambito di una revisione normativa, perché prima di parlare di nuovi progetti di leggi si dovrà parlare anche di rivedere l'esistente, sempre nell'ottica. Di rispettare quelli che sono i bisogni di una regione, che non sono solo i bisogni sociali più strettamente intesi, quindi legati alle situazioni di indigenza che sono anch'esse importanti che dobbiamo considerare, ma i bisogni a 360 gradi, quindi intesi quelli del tessuto produttivo e del tessuto imprenditoriale di questa regione. E un'altra importante nostra prerogativa sarà quella di garantire una pubblica amministrazione che sia snella e semplificata. Allora, eh, Simona Meloni, eh, lei rappresenta un partito, mh, dicevamo prima per Paola Fioroni, eh, guida la regione il centrodestra dal 1970, eh, alla guida c'è stato sempre il eh, centrosinistra. Lei rappresenta il eh, Partito Democratico all'opposizione in eh, questa legislatura. Allora le chiedo oh, quali sono secondo lei le priorità. Eh, I propositi anche per quanto riguarda l'opposizione e soprattutto il rapporto eh, tra maggioranza e opposizione che vorrebbe lei? Poi giro la domanda chiaramente anche a Paola Fioroni. Prego. Buongiorno, intanto grazie per l'invito. Ma io quello che mi auspico sempre, con profondo appunto senso di responsabilità eh, per questa legislatura, è che innanzitutto questa assemblea legislativa possa essere eh, un'assemblea che apra il palazzo. Eh, all'esterno e che soprattutto riconnetta eh, un sentimento con i cittadini e un rapporto di fiducia tra cittadinanza e istituzioni. E quello che auspico io con il gruppo a cui appartengo e credo che sia probabilmente un sentire comune è anche quello di eh, collaborare con i territori, di interpretare le esigenze di tutti i cittadini dell'Umbria, eh, mettendo al centro ovviamente le persone più in difficoltà, le persone bisognose e eh, aprendo anche un nuovo rapporto con il mondo del lavoro e il mondo delle imprese che eh, eh, hanno in questa fase grande necessità di snellimento delle procedure di sburocratizzazione. Eh, credo che le priorità in questo momento siano lavoro, sviluppo economico e sanità, ovviamente. Eh, sanità che in questi anni è stata sempre, eh, diciamo, benchmark, ma comunque un fiore all'occhiello non soltanto per l'Umbria, pur con le criticità che sono legate anche alle liste d'attesa e alle questioni che, eh, che conosciamo tutti. Credo che mh, non ci fosse stata necessità proprio per questa aderenza che serve anche di conoscenza profonda di l'Umbria. Eh, arrivare magari a, creare, a cercare delle eccellenze fuori dal tessuto umbro, eh, ma speriamo che in un'ottica di collaborazione e di presenza nel territorio si possa superare questa, questa criticità. Eh, credo che eh, um, ci debba essere specie, eh, partendo dal, dall'ufficio di presidenza, una stretta collaborazione e cooperazione con la Giunta e con tutto il Consiglio regionale. Credo che eh, ci sia necessità, specie in questo momento storico, di costruire per il beni dell'Umbria dei progetti che siano concreti e eh, che guardino all'Umbria tra quei vent'anni e quindi la mia sarà una, pur nelle differenze, una opposizione costruttiva. Ora, nella conferenza stampa di fine anno, tenuta il 30 dicembre scorso, il presidente Squarta, <coughs> scusate ma poi sottolineato anche, anche da voi nel vostro intervento, eh, c'è cioè questa volontà di, di portare ancora più al centro dell'attività politica e amministrativa l'Assemblea legislativa, cioè punto di riferimento assoluto Palazzo Cesaroni. Riparto da lei, Presidente Fioroni. io credo che sia la Costituzione che, che ci dice questo, perché c'è un articolo, il 121, che eh, disciplina quali siano gli organi della Regione e, e chiaramente dà pari dignità alla Giunta, al Presidente della Giunta e, e all'Assemblea legislativa. Credo che eh, anche durante la conferenza stampa, pur non conoscendo i reciproci eh, interventi, ci siamo tutti orientati nel dire che una delle più grandi responsabilità di questo ufficio di presidenza sarà proprio... Quella di far sì che questa assemblea possa realizzare appieno quelle che sono le sue competenze e le sue prerogative, perché nell'assemblea siedono eh, coloro che, ha, hanno avuto, eh, il, che esprimono la volontà e la rappresentatività dei territori e, del, e degli umbri stessi, per cui eh, hanno avuto migliaia di preferenze e, e hanno l'onere e l'onore di portare le esigenze reali dell'Umbria in, in aula. Eh, quindi eh, è naturale che eh, ci sia una, una necessità di far sì che, 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 che l'assemblea legislativa mantenga una funzione eh, centrale in quello che è l'indirizzo e il programma di governo di questa amministrazione regionale. Certo. Eh, Simona Meloni, eh, mi, sembra, ecco, mi riferivo ai vostri interventi anche nel corso della conferenza stampa di fine anno, eravate un po'... Sulla stessa linea, da questo punto di vista, quindi grande centralità per Palazzo Cesarone. Sì. Infatti ho apprezzato molto sia l'intervento del presidente Marco Squarta che della vicepresidente Paola Fioroni proprio perché pur appunto non conoscendo i reciproci interventi siamo d'accordo sulla linea che l'Assemblea legislativa deve essere autonoma, deve consentire a tutti i consiglieri di svolgere il ruolo in piena libertà democratica. Non ho apprezzato molto anche l'affermazione, il coraggio del presidente quando dice la maggioranza di non voler fare pass il passacarte della maggioranza, ma anzi di... Essere propositivo proprio nello sviluppo dell'Umbria e eh, quello che in realtà eh, mi piacerebbe anche portare un modello. Eh, che raccolga e che sappia interpretare, sviluppare e promuovere quelle che sono le eccellenze dell'Umbria che eh, questa assemblea legislativa può farsi carico. Eh, questo è un tema, eh, credo, bipartisan, trasversale perché le eccellenze non sono un tema di destra o di sinistra ma eh, riguardano tutta l'Umbria e eh, anche quello di sviluppare, credo che spetti a questa assemblea legislativa in maniera trasparente anche sviluppare il senso e rafforzare il senso della legalità. Della giustizia sociale, da cui, da cui devono partire dei messaggi chiari ed efficienti, anche in collaborazione e cooperazione con il mondo della scuola, che è quello che in questi, di questi temi può essere portavoce nella società, crescere con questo, con questo senso. Riparto da lei, poi andremo da Paola Fioroni. Lei, come opposizione, diciamo così, nel Consiglio regionale. Eh, cosa chiede al presidente Tesei di realizzare nei primi 100 giorni di legislatura, che di fatto inizia in questi giorni? Insomma. Sì, diciamo che ecco, sono già passati. Ormai 60-70 giorni, ma chiaramente non è così semplice e automatico che si inizi. Eh, io credo innanzitutto, ho letto questa mattina le dichiarazioni della Presidente nel tema della ricostruzione, dei trasporti, tutti i temi che sono, diciamo, caldi e importanti per la nostra Umbria. Io credo che però eh, prima di tutto c'è cioè il tema del lavoro, il tema del lavoro che in questi anni io stessa, anche da amministratore locale, ho. Eh, sempre portato all'attenzione anche della società Umbra, eh, credo che sia necessario anche fare una sorta di mappatura di quelle che sono le principali vertenze del mondo del lavoro eh, che si sono succedute in questi anni, eh, il tema della sanità come ho detto all'inizio, eh, il tema delle infrastrutture che è funzionale ovviamente eh, al tema del lavoro perché eh, l'infrastruttura apre al mondo esterno in maniera eh, assolutamente prioritaria e credo che siano questi i primi temi su cui eh, impegnarsi soprattutto per costruire un eh, programma e un percorso che possa veramente dare una spinta propulsiva nello sviluppo economico dell'Umbria nei prossimi anni. Allora, invece Paola Fioroni, cosa, cosa chiede Beh, alla credo che cioè, eh, il programma di Isatura è stato illustrato, sì, insomma, già in aula. no? Sì, Credo che questa maggioranza ha ereditato delle criticità e delle emergenze importanti, per cui eh, quello che possiamo chiedere a, a questi primi 100 giorni di governo sicuramente è la capacità di rispondere all'emergente e a quelle che sono le situazioni più critiche ponendo le basi per dei progetti futuri e questo eh, già si sta facendo. Eh, la vicepresidente ha già eh, elencato una serie di priorità che la giunta eh, chiaramente ha già preso in considerazione su cui sta lavorando non soltanto per rispondere a quelle che sono delle situazioni Criticissime, ma anche per guardare ad una visione, una programmazione che forse è mancata in questi ultimi anni, che dovrà far ricrescere e eh, riportare a correre eh, questa regione. Io ho apprezzato molto eh, eh, chiaramente l'impostazione la, la, del, della Giunta t6 a quella che era un efficientamento, una razionalizzazione della macchina organizzativa. Perché se possiamo chiedere qualcosa a questa Giunta è di avere un. Un bilancio entro questi primi tre mesi che sia eh, un bilancio di previsione in cui siano eh, individuati tutti gli sprechi e sia possibile allocare le risorse in maniera più efficace per eh, il nostro territorio, anche per eh, quel lavoro di cui parlava la vicepresidente Miloni, che sicuramente è anche nel programma di governo è eh, sottolineato più volte, dovrà essere il fulcro del rilancio e della ripartenza di, di questa regione. Che sarà anche per me. Una priorità perché lo sviluppo economico chiaramente è eh, uno dei fattori più importanti per, eh, per una regione. Eh, unitamente a questo quello che io eh, auspico e che chiaramente mh, per il quale avrò un'interlocuzione anche con, con la Giunta sarà eh, il eh, tenere in considerazione quegli aspetti di fragilità sociale maggiore. Quindi la, la, la disabilità, il, la, 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 le politiche familiari, il perché, welfare, diciamo, esatto, il welfare, senso. ma mm. eh, con, con un'attenzione più specifica a quello che magari in questi anni eh, ha avuto più difficoltà. Allora, eh, entrambe d'accordo su una priorità che è quella del lavoro, no? eh, perché effettivamente l'Umbria sta vivendo un momento particolarmente difficile, l'altra priorità che più volte la Presidente Tesei. Ha sottolineato la ricostruzione, abbiamo una zona dell'Umbria ancora alle prese con qualche problema, riparto da lei Presidente Fioroni. La ricostruzione, la Valnerina, la Valnerina è un po' come dire, è un motore, no? un cuore pulsante dell'economia umbra legata al turismo, legata all'ambiente, legata all'enogastronomia insomma, no? quindi va fatta ripartire quanto prima. Cosa ha in mente per... Questa zona? Beh, io credo che innanzitutto bisognerà risolvere quelle che sono le problematiche più strettamente tecniche, che, che diciamo non danno la spinta alla ricostruzione vera e propria. È stato emanato dal governo un decreto sisma che ha numerosi vulnus e criticità. Basti pensare anche alla mancata proroga per lo smaltimento delle macerie, che costituisce già un problema, una criticità grande che deve affrontare questa, questa giunta e questa regione e che, eh, per la quale si è già iniziata un'interlocuzione con il commissario straordinario e la presidenza del Consiglio dei Ministri. Quello che auspico è eh, che chiaramente si possa andare verso una ricostruzione che non è solo materiale, ma quello che dovremmo fare è eh, sostenere una ricostruzione di comunità, eh, una ricostruzione di quella che, come ha detto giustamente lei, è eh, un'economia, eh, ma non soltanto fatta di eh, tessuto produttivo economico, ma anche fatta di economia relazionale, cioè proprio la, eh, il sentimento di comunità, quindi eh, la rinascita la ricrescita, la ripartenza in questo senso. Del resto le, i terremoti non creano soltanto distruzione materiale di edifici, ma creano problemi anche a livello sociale. No? L'Umbria ne ha vissuti diversi, ha vissuto quello del 97, della zona del Folignate, eh, Nocerino, insomma eh, della valle Umbra Sud, possiamo definire la zona appenninica, ha vissuto questo della Valnerina nel 2016 e la Valnerina ne ricorda molti di terremoti. Basti pensare, credo sto facendo due conti: che una, una persona di una sessantina d'anni ha vissuto tre ricostruzioni in Valnerina. Insomma, io non sono assolutamente pochi. Io che ne ho vissuta una posso confermare che è estremamente difficile, eh, Presidente Meloni. Eh, priorità assoluta quindi sguardo verso questi territori? Sì, assolutamente sì perché sono territori che eh, si sono sentiti soprattutto in questi ultimi anni marginalizzati eh, a ragioni ovviamente che eh, nei quali va, ovviamente vanno prese delle misure immediate. Io credo che questa sia la fase della ricostruzione in tempi celeri, perché eh, ci sono delle difficoltà oggettive che poi vanno ad impattare proprio sul senso di comunità, come diceva Paola, e anche sul, sulla tenuta sociale di un territorio. Perché al di là della ricostruzione materiale, che è doverosa, poi c'è una ricostruzione che riguarda le persone, che eh, merita grande attenzione. Perché, in momenti così di forte disagio si creano anche dei disagi, comunque sia interiori, di comunità, di famiglia, che eh, vanno riprioritizzati e, soprattutto, eh, bisogna appunto rimettere al centro, oltre al territorio, le persone che in quel territorio vivono e che in questo momento meritano uno scatto in avanti, sia sotto il profilo umano che sotto il profilo del, del ritorno ad una vita. Che eh, rimette al centro, anche in quei territori, eh, lo sviluppo di quella comunità. Allora, dal 2000, qui entriamo un po' in un discorso politico, possiamo definirlo così: dal 2000 la Regione Umbria è a guida femminile, no? Perché poi con lelezione di Maria Rita Lorenzetti nel 2000, eh, dopo i suoi dieci anni, dopo gli altri nove anni di Catiuscia Marini, arriva al governo della regione eh, Donatella Tesei. Eh, senza dimenticare che dal 2015 al 2019, quasi alla fine del 2019, il Presidente dell'Assemblea Legislativa è donna, Donatella Porsi, e oggi troviamo in ufficio di Presidenza Paola Fieroni e Simona Meloni, insomma non si può dire che l'Umbria non guardi eh, alle famose quote rosa che, che io non definirei così perché poi quando c'è l'intelligenza non esistono quote di nessun colore insomma, no? quindi, tra l'altro Obama mi pare qualche giorno fa diceva che se il mondo fosse governato dalle donne andrebbe sicuramente meglio immagino sia d'accordo beh eh, diciamo che credo che questo sia un ottimo messaggio no? anche da parte delle istituzioni quindi dare eh, così un, un peso eh, ma io non credo mh, al, al genere ma al, a quelle che sono le capacità delle persone perché poi su questo bisogna, eh, bisogna basarsi. Eh, è chiaro che, soprattutto in certi ambiti, eh, ancora la donna sconta, e questo ce lo dobbiamo dire, eh, una, eh, una criticità ad affermarsi nel mondo del lavoro: la donna è quella che all'interno della famiglia, nella maggior parte dei casi, il caregiver che si prende cura no? dei familiari non autosufficienti, dei bambini, quindi eh, ha difficoltà a conciliare spesso quello che è eh, il, il proprio tempo lavorativo con il tempo dedicato alla famiglia e il tempo libero che poi eh ciascuno di noi eh, è per ciascuno di noi un diritto quindi ben venga eh, la possibilità che eh, siano le donne a, eh, ad affermarsi anche nel campo della politica e nel campo dell'economia ancora viviamo in un paese in cui eh, purtroppo l'occupazione femminile non ha così ampio, eh, ampio sviluppo abbiamo fatto dei passi in avanti ma ancora c'è tanto da fare Meloni. credo che sia veramente un bel messaggio io credo fortemente nella forza delle donne, credo tanto nei ruoli anche apicali che le donne in questi anni anche nelle istituzioni hanno dimostrato di avere con grande professionalità e competenze e qualità. Eh, credo soprattutto nella qualità delle persone, siano esse donne o uomini, ma credo che la donna nella società, nelle istituzioni riesca a portare un valore aggiunto per la, per la, anche per la propria sensibilità e anche per il ruolo che la donna continua a rivestire nella, nella società, all'interno della famiglia, nelle istituzioni, eh, nelle associazioni e il valore che hanno portato sempre le donne in questi anni. Credo anche fortemente che ancora oggi purtroppo nell'anno 2020 20, la donna eh, sia ancora eh, molto eh, tenuta tra virgolette un po' ai margini nel senso che sconta molto il ruolo eh, che in questi anni ha pagato anche nella conciliazione lavoro-famiglia nella cura degli anziani nella cura dei figli e credo che eh, vada, vadano attuate anche delle politiche e credo che noi dovremmo farcene anche carico di aiuto e soprattutto di Rimessa in, in posizione anche del ruolo della donna che non deve essere quello sempre di fare un passo indietro, ma quello di poter portare un contributo all'interno dell'azienda, quindi nel mondo delle professioni alle istituzioni, alla famiglia, in un'ottica anche di, eh, di sviluppo della persona e anche della società. Allora, tra diciamo, gli argomenti di prima pagina delle ultime settimane, cioè quello riguardante la sicurezza no? con l'inchiesta. Eh, sull'andrangheta che, che è venuta alla luce in Umbria con una commissione antimafia in procinto di iniziare il suo lavoro, anzi di continuare perché poi da anni il Consiglio regionale ha dato vita a questo organismo. Eh, quanto dobbiamo essere preoccupati secondo voi? Riparto da, dal Presidente Meloni. Beh, insomma, gli ultimi fatti un po' di preoccupazione la destano a tutti. Quando dicevo prima che eh, bisogna che anche noi ci facciamo portavoce di un messaggio che riparta anche dalle scuole, che rimette al centro il tema della legalità, eh, della sicurezza sociale, eh, credo che eh, ci, dobbiamo metterci molta, molta attenzione perché spesso magari sono temi che... Eh, fa, Pensiamo che ormai non esistano più, che siano, eh, diciamo, degli argomenti quasi tra virgolette superati. Invece, credo che questi siano temi in cui. La sicurezza e soprattutto l'attenzione deve rimanere sempre molto alta perché poi vediamo che nel tempo si ripresentano magari sotto diverse forme e quindi è compito nostro anche di questa Assemblea legislativa e di questa istituzione rimarcare la distanza e soprattutto dare messaggi veramente distribuendo e ricominciando anche con un nuovo anche sviluppo della legalità nella società umbra quindi monitoraggio costante presidente sì. io l'ho detto anche in conferenza stampa ho detto che se c'è una delle prerogative che può avere anche questa assemblea legislativa è di portare avanti quello di cui c'è bisogno in questo momento che è cultura molto spesso quelli che noi vediamo come emergenze in realtà sono fenomeni che sono connaturati alla struttura nostra della società stessa parlo della violenza piuttosto che delle dipendenze o quant'altro e solo con un cambio di e quindi con la diffusione di una reale cultura eh, della legalità, del rispetto delle norme, possiamo veramente pensare di andare a mitigare, a cambiare quelli che sono eh, dei comportamenti, degli atteggiamenti nei confronti di, questi, di queste problematiche. Chiaramente eh, le istituzioni devono tenere alta l'attenzione riguardo quelle che sono... Eh, le, 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 tutto quello che riguarda eh, il campo del, del, dell'illegalità, inclusa anche quelle che sono le infiltrazioni mafiose, e questo deve essere una priorità eh, per tutti. però ripeto eh, quello su cui dobbiamo lavorare e eh, mi permetto anche di sottolineare quali sono stati gli ultimi fatti eh, di cronaca, eh, i fatti legati al bullismo nelle scuole, no, la... piuttosto, che... Che... Sì, sì. <ride> piuttosto che anche la sicurezza stradale. Ultimamente abbiamo assistito a tantissime eh, situazioni gravi che hanno portato anche a, alla morte di giovani o meno giovani sulle nostre strade e questo eh, rientra. Una riflessione? Siamo quasi in conclusione. no Poi la chiederò anche eh, al presidente Meloni. Bullismo, eh, dati di cronaca, fatti di cronaca negli ultimi giorni hanno visto anche l'Umbria purtroppo anche Perugia no? in eh, questo contesto molto spiacevole perché poi accade eh, in età adolescenziale insomma che è anche pericoloso dal no? punto di vista psicologico eccetera. Secondo lei è un problema vero questo qui e come, come si può agire? Glielo chiedo in 30 secondi. In 30 secondi sono conto, molto pochi però... l'affronteremo lo affronteremo però... nel corso della, della legislatura. Eh, io ritengo che sia un problema di cui non si è parlato per tanto tempo, abbiamo avuto così degli sprazzi, eh, ma c'era già nel libro Cuore di De Amicis, c'era il Franti che era già il bullo della scuola, però è un problema che va affrontato, va affrontato in una logica di cambio di mentalità e di cultura, della legalità, di sostegno a questi ragazzi che purtroppo vivono in una società globalizzata e globalizzante che però spinge ancora di più all'isolamento, all alla solitudine e per questo si cerca spesso anche l'affermazione e, e le certezze all'interno del branco. Quindi sarà comunque un argomento centrale. Assolutamente, assolutamente. Presidente Meloni? È un tema vero, è un tema che è, sta anche nei piccoli territori e eh, faccio solo una battuta proprio partendo dal libro Cuore. Eh, da vice sindaco del mio comune eh, abbiamo stilato il primo regolamento eh, dei comuni del Trasimeno proprio sul bullismo e il cyberbullismo eh, nella precedente legislatura, proprio perché abbiamo ritenuto anche con fatti alla mano che questo è un tema crescente e che va molto attenzionato e su cui bisogna lavorare tanto. Allora, siamo alla domanda finale, è politica la domanda finale, eh, Presidente Fioroni. Lei rappresenta la Lega, allora le chiedo: oh, virtù e difetti del suo partito? La prima virtù e il primo difetto, secondo lei? Allora, la virtù più grande è sicuramente è l'affidabilità e l'attenzione al, eh, al, alla vulnerabilità, cioè la capacità di ascoltare quelli che sono i bisogni e di stare vicino alle persone, cosa che molto spesso la politica ha dimenticato. E quindi, una delle, delle capacità più grandi che eh, in primis ha Matteo Salvini è quella di stare vicino alle persone. Eh, un, difetto, un difetto è che ancora non siamo al governo, un'altra volta. Vabbè, questo lo considera un difetto, è una, una responsabilità. No, no, non è una responsabilità, siccome se, se dobbiamo dire qualcosa è che eh, dobbiamo assolutamente eh, fare in modo che, che questo governo cada. Per cui. Presidente Meloni, chiudiamo. Bah, guardi, il mio partito credo che in questi anni abbia dimostrato più di una virtù, pur con le difficoltà del, del caso. La virtù è che se oggi l'Umbria... È una regione che, in cui molti riconoscono che si possa vivere bene, che comunque l'Italia è eh, considerata un grande paese perché si sono sviluppati in questi anni dei valori, eh, dei valori legati ai territori, dei valori legati al valore delle persone, dei valori legati a una cultura progressista, democratica. Difetto. Difetto che in questi ultimi anni forse ci siamo un po' troppo arroccati e abbiamo dimenticato quelli che erano le nostre origini e quelli che erano quei valori, forse, che hanno caratterizzato la nostra storia. Quindi, la riconnessione con le persone, con i bisogni reali, è la nostra priorità, ma è una priorità forse un po' dimenticata, ma che sta nelle nostre corde e nelle nostre radici. 10 secondi, se volete sfruttarli per qualcosa che magari io non vi ho chiesto e volevate dire oppure rimandiamo tutto alla prossima trasmissione, tanto ci rincontreremo nel corso del, dell'anno e poi della legislatura? Beh, io li utilizzo per augurare a tutti un, un buon 2020 che sia l'insegna eh, di tutto ciò che abbiamo auspicato per questa regione, una ripartenza reale dell'Umbria. Mi allora. associo agli auguri, un ringraziamento e che sia veramente di buon auspicio per una proficua collaborazione per rendere l'Umbria una terra più grande. Bene, io vi ringrazio, avete reso la trasmissione molto viva, siete assolutamente già in clima diciamo, amministrativo e politico all'interno di Palazzo Cesaroni, ma non, non poteva essere altrimenti, insomma, anche perché poi venite da esperienze politiche che non iniziano adesso chiaramente, per cui conoscete già bene gli argomenti. Grazie comunque a Paola Fioroni della Lega. Viceversa dell'Assemblea legislativa, grazie a Simona Meloni del Partito Democratico, al vicepresidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. Grazie a voi per averci seguito. L'appuntamento è alla prossima settimana, arrivederci.